Voglio che tu incroci le gambe ed entri nel silenzio interiore, rispose lui. Diciamo che voglio che tu scopra quali articoli cercare per screditare o confermare quanto ti ho chiesto di fare nel tuo ambito accademico. Entra nel silenzio interiore, ma non addormentarti. Questo non è un viaggio attraverso l'oscuro mare della consapevolezza. Si tratta invece di vedere dal silenzio interiore. Era difficile per me entrare nel silenzio interiore senza scivolare nel sonno. Il desiderio di dormire era quasi invincibile, ma ci riuscii e mi ritrovai a guardare il fondo della vallata, circondato da un'impenetrabile oscurità. Laggiù vidi qualcosa che mi raggelò nel profondo, vidi un'ombra gigantesca, eccetera. Eccetera, un piccolo estratto da Il lato attivo dell'infinito, il capitolo Ombre di fango lo conoscete tutti, credo. Dove si parla dei Voladores per la prima volta, ma non è questo l'argomento di questo video. Invece, volevo parlare di questo fatto che quando ci si mette a contemplare la cosa più probabile che succede per quasi tutti non appena la contemplazione inizia davvero a funzionare è che viene da dormire viene una sonnolenza irresistibile proprio come descrive Castaneda quindi prima di tutto non preoccuparti non è un problema il fatto che quando contempli e il silenzio comincia ad affluire, veramente ci viene da scivolare nel sonno, è anzi una mh, indicazione che la direzione è quella giusta. Eh, come vedi, era un problema che riguardava anche lo stesso Castaneda, chiunque. Il punto è che quando. Sopraggiunge il silenzio, quando inizia il silenzio ad accumularsi, e il punto di unione inizia a muoversi e tecnicamente in effetti noi ci addormentiamo quando il punto di unione è, si muove verso un'altra posizione. È ciò che il mio legnaggio chiama operare la transizione, o meglio, operare la transizione vuol dire gestire. Questo movime, il movimento del punto di unione da una posizione all'altra. Se ti addormenti e basta, quello non è operare la transizione. Ma volevo in questo video dare intanto appunto rassicurare sul fatto che è normale che accada questa cosa, e dare due minime indicazioni. Su, mh, non dico su come gestirla perché quella è una cosa. Che richiede in realtà anni di pratica per arrivare a gestire davvero questo il movimento che si induce col silenzio. Quindi quella è una cosa in realtà che sviluppo bene, ad esempio all'interno del percorso online, ecco lì, ma, ma qui in un video così breve, eh, insomma, richiede molto tempo e richiede una di sviluppare una serie di abilità di capacità preliminari che ci consentono poi di gestire questa, di operare la transizione, insomma. Quindi di addormentarsi rimanendo svegli. Però eh, volevo prima di tutto chiarire, perché è molto importante che noi abbiamo chiaro prima di tutto in che direzione vogliamo andare, cioè quando il silenzio sopraggiunge e il punto di unione si sgancia, inizia a muoversi, va vabbè, intanto noi ci addormentiamo Incoscientemente perché siamo abituati a fare questo? Perché per noi il fatto che il punto di unione si muova corrisponde a quando andiamo a dormire e ci e dormiamo, quindi dobbiamo disimparare questo, o potrei dire non fare l'addormentarsi o fare il non fare dell'addormentarsi, e apprendere quindi un nuovo modo per. Accompagnare il movimento del punto di unione, diversi mode nuove, io te ne segnalo due in particolare, cioè due direzioni, ti segnalo. E in realtà ce ne sarebbe anche almeno una terza, che però eh, qui diventa veramente molto complicato. Poi mm, non facciamoci troppo difficile, perché la terza opzione di gestire la transizione riguarda l'affioramento del Nagual, ma quello appunto richiede una serie di premesse che, eh, lo ripeto, sono all'interno del percorso. Qui invece, mm, allora, in questo piccolo brano che ti ho letto a un certo punto, dice Don Juana Castaneda che questo non è un viaggio attraverso l'oscuro mare la consapevolezza quindi di non addormentarsi e questo è il modo uno in cui potremmo gestire la transizione del punto di unione che è quello di seguire questa sonnolenza questo addormentamento e lasciarci addormentare ma mantenendo la consapevolezza insomma entrare nel sogno direttamente ovvero mi metto a contemplare arriva questa incredibile sonnolenza a quel punto io posso anche chiudere gli occhi ma continuo a contemplare dietro gli occhi chiusi e ciò che contemplerò non è più ciò che stavo contemplando a occhi aperti ma l'immagine l'immagine una non dobbiamo lasciare che arrivino una quantità una carrellata di immagini una dietro l'altra non funziona Uh, va bene, qui si tratta di gestire comunque la um, presa, di utilizzare anzi l'intento inflessibile e quindi mantenere una direzione precisa. Comunque questo primo modo di utilizzare la sonnolenza indotta dalla contemplazione è quello di addormentarsi e dirigersi verso il sognare. Questa è la direzione per il sognare che poi lo posso fare a occhi chiusi, e occhi aperti va bene, ma il punto è che proprio mi addormento mantenendo la consapevolezza della transizione. A occhi chiusi è l'opzione più facile quando proprio non ce la faccio più lascio che gli occhi si chiudano in modo naturale, ma ripeto, continuo a contemplare dietro agli occhi chiusi, dalla volontà in realtà perché lì ci trasferiamo nella seconda attenzione, nel sognare, insomma, tutto quello che ne consegue. L'altro modo è quello che dice dopo che dice si tratta invece di vedere dal silenzio interiore e quindi in questo caso io continuo a contemplare davanti a me quello che sto contemplando, ma mi addormento. Ma opero la transizione. Imparo addormentarmi rimanendo sveglio. E in questo caso la direzione insomma vado verso il vedere, il sogno del cacciatore, tutta quell'area che riguarda la maestria della percezione vera e propria. Comunque la direzione del vedere della conoscenza silenziosa in questo caso, quindi o mi addormento veramente e vado verso il sognare o mi addormento rimanendo sveglio e vado verso il vedere. Queste sono le due direzioni principali con le quali possiamo gestire questa incredibile, invincibile sonnolenza che ci arriva. Tutto questo è spiegato, anzi è guidato passo a passo nel percorso online. E anche la terza opzione che come ti dicevo prima riguarda l'affioramento del Nagual e consiste poi nell'utilizzare questo momento di transizione per separare le emanazioni che ci compongono, ma appunto andiamo su qualcosa di molto più astratto e complesso che richiede anni di lavoro, di preparazione, l'acquisizione di quelle capacità, abilità di cui ti parlavo. Certamente comunque quando contempli, quindi tieni presente che quella direzione del, dell'irresistibile impulso ad addormentarsi è una direzione corretta. È l'effetto, è il primo effetto del silenzio. Eh, poi questo effetto del silenzio dobbiamo imparare a utilizzarlo invece di subirlo come facciamo solitamente.